Buonasera a tutte, tutti e tutto e benvenuti a questo laboratorio della Rete Donne Transfemministe di Arcigay. Stasera siamo con Attilio Palmieri e con lui parleremo di male gaze. Prima di entrare nel vivo del laboratorio, alcune note tecniche. Se non gradite essere, come sapete, questi video vengono registrati, li potete trovare da domani a disposizione sulla playlist Rete Donne Transfemministe sul canale YouTube di Arcigay. Quindi, se non gradite apparire, potete oscurare la telecamera. Vi chiedo inoltre, in questa prima parte, di tenere i microfoni spenti. Utilizzate pure la chat per domande e interventi. E nella seconda fase, sempre attraverso la chat o per alzata di mano, se volete fare delle domande direttamente a Tieri, potete prendere parola. Se avete già visto alcuni dei nostri laboratori sapete cos'è la rete, ma come dicevano i saggi repetita iuvant, quindi la rete donne transfemministe è uno spazio aperto e plurale, è uno spazio di confronto e di elaborazione politica, di condivisione e di socializzazione, di cui fanno parte le attiviste lesbiche, bisessuali, trans, asessuali, eterosessuali, queer, intersex, non binary e non conformi agli arcigay. Io approfitto di questo momento anche per ringraziare tutta la rete e soprattutto tutte le donne fantastiche che la compongono, che hanno creato in questo ormai più di un anno di attività un ambiente veramente bellissimo, oltre che molto stimolante. Ma veniamo a noi. Attilio, grazie di nuovo per essere qua. Per chi non lo conosce, conoscetelo innanzitutto, ma possiamo dire, classe 1987, napoletano di nascita e fede politica, bolognese d'adozione. Si occupa, è dottore di ricerca all'Università di Bologna e si occupa appunto di critica televisiva e cinematografica. Ha collaborato e collabora con molte testate, tra cui Bossi, Serie Angolo, Best Movie, Point Black, The Vision e sicuramente un sacco di altri che mi sto dimenticando. Tra le sue passioni non possiamo non citare il whisky torbato, il tennis, la politica americana e Taylor Swift. Sottolineerei soprattutto Taylor Swift. Sul suo profilo di Instagram, che se non seguite dovete andare a seguire tipo subito, adesso, immediatamente, tra le varie cose che leggiamo, leggiamo Intersectional Feminist. E io è proprio da questo che vorrei partire. Ovvero chiederti, così subito di botto, come è iniziato questo viaggio nel femminismo e se queste lenti femministe che tu adesso non puoi non indossare hanno cambiato il tuo modo di lavorare? Grazie, grazie Letizia per la presentazione che oscillava tra il serio e il faceto, che diciamo si inserisce perfettamente in una dimensione in cui innanzitutto ci tengo a ringraziare tutte voi e tutti voi che appunto mi avete invitato. Da maschio bianco etero cis sono, come dire, particolarmente onorato e spero di non, diciamo, prendere più spazio di quello che merito, perché comunque inserirsi nel femminismo da una prospettiva intersezionale, dal mio punto di partenza, è una cosa che da una parte significa partire da enormi privilegi, ma dall'altra anche da enormi responsabilità. E quindi sento proprio la necessità di comunicare come prima cosa quella, ovviamente, la gratitudine per questo invito, perché io mi trovo sempre ad avere a che fare con persone che scelgono in maniera dichiarata di costruire spazi safe che non prevedono figure maschili, soprattutto figure maschili eterosessuali, e che comprendo totalmente dal punto di vista della scelta, perché so benissimo cosa vuol dire costruire spazi safe, perché questa cosa qui spesso non comprenda persone che appartengono alla mia categoria. E quindi sono davvero grato per questo invito, e per me è veramente una cosa molto molto bella poter parlare non a voi ma con voi prima di tutto. E chiarisco anche il fatto che se in tutta questa discussione dovessero esserci cose poco chiare o su cui sono stato un po' generico o su cui dovessero esserci desideri di delucidazioni, scrivetemi, scrivete in chat, eccetera, e magari mi interrompo in modo da non perdere il filo del discorso e anche non perdere anche alcune questioni che possono essere
più o meno importanti dal punto di vista proprio della nostra conversazione. E questo non vuole essere un convenevole, ma è una cosa davvero sincera, perché per me è davvero una fonte di grande felicità poter confrontarmi con voi. Lo farò da un punto di vista di chi studia queste questioni e chissà che non esperisce in prima persona un certo tipo di discriminazioni, un certo tipo di oppressioni e di marginalizzazioni, per cui il mio è un punto di vista un po' scivoloso, che da una parte è attento ad analizzare la rappresentazione di certe cose, ma dall'altra sente anche la necessità di porsi costantemente in ascolto, perché dal punto di vista maschile è molto facile perdere di vista quelli che sono gli altri punti di vista e quindi dare un po' per scontato certe cose, e ora ne parleremo anche di quali sono gli effetti del dar per scontato o comunque dello snobbare un certo tipo di prospettive e quindi un certo tipo di esperienze di vita che sono sia nella vita reale sia nel loro riflesso nella rappresentazione. Chiusa questa parentesi, per me è davvero doverosa, ma che comunque ha tutta una serie di legami, secondo me, con quello che ora ci diciamo. Cosa vuol dire? Vuol dire approcciarsi al femminismo da questo punto di vista è una cosa abbastanza complicata. E, come dire, è complicata perché chi nasce come sono nato io e chi vive la mia esperienza non ha bisogno del femminismo, perché non vivendo in maniera diretta un certo tipo di marginalizzazioni, un certo tipo di ostacoli che ti portano nella vita privata, sentimentale, professionale, certe cose possono anche essere bypassate, ci si può fare anche tranquillamente a meno e continuare a vivere con certi paraocchi. Ed è anche una questione di fortuna, e lo dico in maniera abbastanza franca, nel senso che da maschi si può tranquillamente non incontrare persone femministe nella vita che ti pongono, diciamo, quel pungolo per il pensiero che ti spinge al confronto, alla messa in discussione, eccetera, eccetera. Perché sostanzialmente se non le incontri, alla fine finisci per andare per la tua strada, e la tua strada ha molti meno ostacoli delle strade di altre persone. La mia fortuna è stata sicuramente quella di aver incontrato nella mia vita persone femministe, donne femministe, non solo donne cis, ma anche e soprattutto donne trans nella mia vita, che hanno avuto la pazienza, anche perché è anche una questione di pazienza, di voler confrontarsi con me e credere in una persona che poteva avere un orizzonte dal punto di vista della messa in discussione personale. E quindi per me ha significato una sorta di punto di non ritorno, perché nel momento in cui inizi a vedere certe cose con altre lenti e confrontandole attraverso esperienze che non sono la tua, è quasi automatico, è quasi automatica l'impossibilità di tornare indietro. Per cui quando io ho deciso appunto di scrivere nella mia bio, come citavi prima Letizia, femminista intersezionale, non l'ho fatto solo perché esiste anche una sorta di trend per certi versi, per cui ci si posiziona in una zona delle tante camere dell'eco di Instagram, ma anche perché credo che quel tipo di posizionamento lì ti richiami a un certo tipo di responsabilità. E quindi questo vuol dire che nel momento in cui tu fai un certo tipo di scelte, sei anche poi chiamato a difenderle, così come sei chiamato a dare spiegazioni su prese di posizione e scelte e non scelte che poi altre persone vengono a chiederti. E quindi credo che questo sia un percorso che da alleati sia non una cosa di cui andare particolarmente fieri, ma una cosa di cui prendersi la responsabilità e che per certi versi sia anche il minimo sindacale. Ecco, non è che siamo qui a dire
Questa è una cosa, come dire, una cosa importante che mi caratterizza come un elemento di discussione, anzi, no, è qualcosa che può essere un punto di partenza più che un punto d'arrivo. E onestamente, per chiudere la parentesi strettamente personale, credo che sia un percorso molto difficile per gli uomini, per quanto sia all'interno di una vita molto facile rispetto ad altri profili, ma che se seguito con perseveranza e capacità di messa in discussione sia anche un percorso in grado di dare, di restituire tantissimo, perché molto banalmente il mio rapporto con le donne e tutte le personalità che non sono maschi bianchi eterocis è migliorato in una maniera incalcolabile negli ultimi 4-5 anni. Per cui è anche qualcosa che ti dà tanti tanti stimoli. Certo, anche tante tante sfide, anche tante rotture di scatole, a partire dalle discussioni nelle cene di Natale fino alle discussioni con il tuo migliore amico che fa la battuta sessista di fronte alla quale non puoi più girare la testa dall'altra parte, eccetera, eccetera. Però fa tutto parte di un discorso che alla fine assomma, come dire, positiva. Grazie mille, penso che con questa risposta tu abbia anche chiarito a magari le persone che non ti conoscevano e che sono qua stasera perché sei qua, perché assolutamente meriti di stare qua insieme a noi stasera. E io inizierei a questo punto a entrare nel vivo del nostro tema e partirei proprio appunto dal male gaze. Noi sappiamo che Laura Mulvey ha coniato questo termine in un suo paper Visual Pleasure and Narrative Cinema nel 1973, e quello che ti vorrei chiedere innanzitutto appunto di spiegarci cosa si intende per male gaze e perché quasi 50 anni dopo siamo ancora qua a parlarne. Allora, siamo ancora qua a parlarne, purtroppo, ma per fortuna siamo qua a parlarne, nel senso che questa cosa ha una doppia faccia. Io mi occupo di audiovisivi, mi occupo di cinema e televisione soprattutto, ma in generale di rappresentazioni e di, come dire, sono molto interessato a quanto nelle rappresentazioni di finzione si rifletta un certo tipo di equilibrio e anzi disequilibrio che esiste nella società e viceversa quanto un certo tipo di rappresentazioni influenzano quello che è diciamo l'assetto sociale, la cultura in cui siamo immersi. E secondo me, come dire, quello che poi Laura Mulvey e tutta la, diciamo, la feminist film theory ha fatto dagli anni 70 in poi è qualcosa che, se negli anni 70 era perfettamente circoscrivibile in quel periodo storico, un periodo di grandi trasformazioni, era il periodo anche delle grandi ideologie dal punto di vista politico, dal punto di vista geopolitico per certi versi, oggi la nuova giovinezza che sta ritrovando un certo tipo di approccio alla rappresentazione, forse ancora più foriero di, come dire, di informazioni, di stimoli, di spunti rispetto ai rapporti tra realtà e finzione. Anche perché sostanzialmente oggi il discrimine, come dire, il limite tra realtà e finzione ha assunto una serie di sfumature molto molto più ampie. Perché tutte le teorie elaborate dalla feminist film theory, su cui ora magari andiamo anche un po' più nel dettaglio, se un tempo potevano essere messe in dialogo tra la società e la rappresentazione, quindi le storie di finzione sullo schermo, oggi possono essere molto più, diciamo, esplodono in un mondo in cui, grazie ai social media, anche in un mondo in cui la pandemia ci ha come dire, costretti a una virtualità in cui la nostra immagine sugli schermi è così tanto, come dire, artefatta e mediata da diventare qualcosa che è anche una rappresentazione
E quindi questo magari è un discorso di cui possiamo parlare alla fine di questo percorso, però è molto interessante capire quanto tutta una serie di temi che prima potevano essere molto scissi tra rappresentazione, per esempio, delle figure femminili sullo schermo e posizione, ruoli sociali delle donne nella società, oggi trovano una sorta di cortocircuito, per cui quelle stesse donne si trovano ad essere a loro volta rappresentazione, in maniera più o meno volontaria, più o meno mediata, più o meno libera dal punto di vista proprio dei condizionamenti sociali, culturali, tecnologici, eccetera, eccetera. Per fare un rewind, io credo che la grande rivoluzione che c'è stata a partire dagli anni 70, che sotto tanti aspetti è stata una rivoluzione sopita, perché forzatamente sopita, perché un certo tipo di sistema culturale era talmente egemone da ghettizzare un certo tipo di teorie del cinema, sia però intervenuta sotto traccia e abbia avuto la forza di resistere fino ad oggi, perché per tanti anni l'intero sistema cinema, o meglio l'intero sistema audiovisivo, si è retto su una struttura patriarcale fortemente egemone, per cui tutto quello che era il sistema produttivo cinematografico statunitense, non solo, io immagino come tipo quello statunitense, ma è poi qualcosa che, diciamo, tracima, influenza tutto il mondo occidentale per certi versi, però insomma il sistema produttivo è stato fortemente influenzato dallo sguardo maschile, perché la prima cosa che bisogna fare in questi casi, e lo vediamo ora senza fare una parentesi troppo grande, ma dal caso Rula Gebreal, eccetera, la questione proprio quantitativa ha un peso gigantesco. Nel momento in cui noi andiamo a analizzare i dati, i numeri, e quindi, come dire, la rappresentanza, abbiamo il primo elemento a partire da cui dobbiamo riflettere. Per cui, se noi facciamo riferimento a quello che era l'industria cinematografica per tutto il secolo scorso, abbiamo a che fare con un sistema produttivo fortemente incentrato sull'egemonia dello sguardo maschile. Tutti i produttori, i registi, gli sceneggiatori e i protagonisti dei film, e per tutti faccio una generalizzazione a partire da una maggioranza, diciamo, quasi assoluta, cioè assoluta, erano maschili, erano bianchi ed erano etero. E questa cosa qui era senza neanche prendere in considerazione l'identità di genere, ovviamente. E è una cosa che ha avuto un'influenza sulla società gigantesca, perché a partire dagli anni 50 in poi sappiamo benissimo come la società dello spettacolo sia stata, come dire, profondamente influenzata dalla rappresentazione. E a loro volta, viceversa, quel tipo di industria lì era solo una delle tante facce delle tante realtà. Non era un'eccezione, non è che nelle altre realtà, nel settore, non lo so, dell'industria dell'acciaio, dell'industria delle macchine, le cose andavano diversamente. Era semplicemente una tra le tante, per cui un certo tipo di marginalizzazione di genere avveniva a tutti i livelli della società e dei mondi professionali, tra cui quello della rappresentazione. Questo però ha fatto sì che un certo tipo di storie sono diventate quelle più raccontate, per cui i personaggi maschili, secondo Laura Mulvey, si ponevano sempre in una dimensione di soggetto versus oggetto, che erano i personaggi maschili, femminili, per cui la dinamica cacciatore-preda, la dinamica di seduzione, la dinamica di oggettificazione delle figure femminili è diventata l'universale, lo standard. Una cosa che va di pari passo con tutto quello che accade nella nostra società. Pensiamo al linguaggio. Oggi, fortunatamente, è grandemente discussa la questione del linguaggio inclusivo, per usare una definizione passepartout ormai, purtroppo o per fortuna. Però è qualcosa che è un po' il sintomo di quello che è l'approccio a queste questioni.
per cui il linguaggio e ancora di più le rappresentazioni nelle storie audiovisive sono la risultante di un certo tipo di equilibri sociali e di ruoli sociali. Laura Mulvey è stata la prima, insieme a tante altre, e soprattutto oggi è un discorso ancora più vivo che negli anni 70, di quanto un certo tipo di come dire, dominio nell'industria produttiva avesse come risultato delle rappresentazioni totalmente sbilanciate. Per cui se io sono un adolescente di 13-14 anni, maschio, so che ho una gamma di personaggi sullo schermo molto molto vasta. Se io sono una donna o una persona non binaria, so che invece ne ho pochissime. E quante donne negli anni 80-90, guardando Star Wars, hanno detto ma io sono Han Solo perché vorrei essere quella cosa lì, però guardando il loro compagno coetaneo hanno detto cavolo, ma Han Solo somiglia a te, non somiglia a me. Io ho una gamma molto molto più ristretta, io donna in questo caso, molto più stereotipata, perché essendoci una quasi totalità di sceneggiatori maschi, di registi maschi, le storie raccontate sono basate sulle esperienze che chi le racconta può mettere in campo, e quindi i personaggi femminili di conseguenza sono prima di tutto più trascurati generalmente, e poi personaggi che sono costruiti a partire da stereotipi, a partire da cose che dovrebbero rappresentare la totalità dell'universo femminile, e quindi concentrati appunto su degli stereotipi che in realtà non rappresentano nessuno, e soprattutto dal punto di vista narrativo finiscono per essere delle funzioni. L'eroe è l'eroe maschio e i personaggi femminili sono quella gente che serve per portare il personaggio principale maschio da un punto A a un punto B. Certo. Antonella, vedo che ha anticipato una delle domande che avrei voluto farti, quindi la facciamo subito. Ovvero, pensi che le piattaforme digitali abbiano qualche merito, tra virgolette, nel rovesciamento del paradigma hollywoodiano a base pipeline e quindi nell'ampliamento del punto di vista? Cioè, effettivamente è in dubbio che un minimo le piattaforme abbiano aumentato diciamo, le varie rappresentazioni che vediamo, non sempre buone rappresentazioni, ma sicuramente hanno un più ampliato la fascia. Allora, sì, è un discorso abbastanza complicato, nel senso che anche qui è molto importante, diciamo, sfuggire dalle dicotomie, dai bianchi e neri e dal binarismo. Nel senso che prima di tutto bisogna fare una distinzione tra cinema e televisione, secondo me. Perché l'avvento delle piattaforme digitali arriva, come dire, in una dimensione più specificamente televisiva, soprattutto qualche anno fa, ovviamente soprattutto pre-pandemia, in cui diciamo la destinazione principale del cinema era la sala cinematografica, poi le cose sono cambiate in maniera radicale. Però in precedenza diciamo che c'è proprio tutto un discorso che poi possiamo approfondire meglio quando parleremo tra poco di Male Glance, che è legato al prestigio. E questo discorso si può espandere dal cinema, ma anche in generale alla cultura, all'università, ai libri e a tantissime cose. Diciamo che tutto quello che riguarda le posizioni più prestigiose, sia nel senso culturale, sia nel senso di, come dire, di giro economico, sono state posizioni egemonizzate dalle figure maschili. Per cui anche un certo tipo di autorialità e quindi un certo tipo di costruzione della figura del regista come artista nel senso romantico del termine, colui che porta con sé un certo tipo di ispirazione che la dona al pubblico, è stato un ruolo storicamente ricoperto dai maschi. Dalla politica degli autori degli anni 50-60 ad oggi, è qualcosa verso i quali i maschi si sono avventati senza lasciare alcun tipo di ossigeno ad altre categorie. E questa cosa qui ha fatto in modo
che si creasse un certo tipo di biforcazione, tale per cui il cinema era quella cosa più spiccatamente autoriale, prestigiosa, come dire, anche sulla quale si poggiavano più investimenti economici, mentre la televisione è stata sempre considerata in maniera, diciamo, metasessista, come la sorella minore, già qui sorella, femmina, minore, cioè una doppia discriminazione, la sorella minore, quel tipo di prodotto culturale più industriale rispetto a quello più artistico, che era il cinema, e che quindi paradossalmente, anzi non paradossalmente, ma naturalmente, è diventato anche lo spazio nel quale poter avere più opportunità per le figure meno privilegiate. E qui faccio riferimento non solo alle donne, ma anche alle persone non bianche, e tutte le altre, diciamo, categorie che a seconda poi della discriminazione avevano un range di opportunità più o meno ampio. Però fortunatamente questa cosa ha coinciso con un'esplosione gigantesca della serialità televisiva, non solo come investimenti, ma anche come, come dire, come ruolo delle serie TV all'interno dei consumi mediali dell'individuo. E quindi diciamo che dalla digitalizzazione in poi, prima con l'esplosione del via cavo e della TV satellitare, poi con le piattaforme di streaming, e poi con l'esplosione anche dei dispositivi, per cui la possibilità di vedere le serie televisive quando voglio, a qualsiasi ora, in qualsiasi schermo, in qualsiasi spazio, quindi dislocate dal palinsesto, hanno, diciamo, contribuito all'esplosione della serialità televisiva. E quindi questo ha creato anche una grandissima, come dire, visibilità di storie che altrimenti non sarebbero state raccontate, non avrebbero potuto essere così tanto visibili, famose, di successo, e dimostrare anche a chi investe di poter far soldi tanto quanto storie raccontate dagli uomini. E tanto, così tanto che, come dire, chi ha investito nel cinema a un certo punto si è reso conto che la televisione è iniziata a diventare più remunerativa del cinema, mediamente. Ovviamente il blockbuster cinematografico pre-pandemia era comunque qualcosa di enormemente remunerativo, però la televisione ha dimostrato di poter creare dei fenomeni culturali anche per via della permanenza dei testi seriali, che quindi creano più fidelizzazione perché sono più estesi nel tempo e nello spazio, che è in grado di creare più, anche molto più giro dal punto di vista economico. Intanto però la serialità televisiva, anche perché è una scrittura collettiva, è stata meno, diciamo, attraente dal punto di vista di chi ha il potere, quindi dei maschi, ed è diventata uno spazio per certi versi di conquista e di autodeterminazione professionale ed espressiva per tutte le figure più marginalizzate, in particolare le donne. Ritornando alla domanda di partenza, e ho fatto una parentesi molto lunga, ma secondo me era importante inquadrarla in questo tipo di contesto, le piattaforme digitali hanno sicuramente dato più possibilità e più visibilità a narrazioni alternative a quelle dominanti. Tuttavia, nel momento in cui le piattaforme digitali hanno iniziato, come è da 3-4 anni a questa parte, a diventare diciamo, le alternative economiche ai luoghi principali del potere economico, si sono riniziati a riallineare con chi il potere economico lo detiene. Se un tempo Netflix era la novità che produceva cose comunque che dovevano essere anche un po' fuori dagli schemi, oggi Netflix è una delle più importanti potenze economiche nel mondo dell'audiovisivo, stessa cosa con Disney Plus, stessa cosa con Amazon Prime Video. È diventata qualcosa che ha semplicemente spostato, come dire, il canale produttivo, ma non ha minimamente ribaltato il tipo di, come dire, di
di equilibrio patriarcale che lo governa. Vero è che questo tipo di esplosione dal punto di vista produttivo ha generato anche una enorme diversificazione, perché oggi si producono infinitamente più serie di 10 anni fa, molti più film di anni fa, perché le piattaforme digitali hanno, come dire, l'obbligo di produrre e di tirar fuori sempre più contenuti per mantenere fidelizzati gli abbonati e per fare più abbonati rispetto alle altre piattaforme concorrenti, e quindi questo ha creato una diversificazione dal punto di vista degli sguardi, e quindi dato molte più possibilità a persone che in altri periodi storici non ne avrebbero avuti. Faccio solo un esempio brevissimo, che tra l'altro è un esempio di un maschio: c'è una serie su Netflix, secondo me molto molto bella, purtroppo appena cancellata, che si chiama Special, che è fatta da Ryan O'Connell, che è un maschio dichiaratamente gay e alla nascita soffre di una paralisi cerebrale. Ed è una serie interamente incentrata dalla prospettiva di una persona disabile, scritta e interpretata da una persona disabile, che racconta da un punto di vista profondamente intersezionale cosa vuol dire vivere un'esperienza di vita, diciamo, profondamente queer e con disabilità. E il protagonista ha un rapporto, diciamo, molto molto bello, fatto di affetto e ascolto reciproco, con una donna grassa e non bianca. E questa cosa qui è una delle cose più innovative, sperimentali e rare nel panorama, diciamo, audiovisivo contemporaneo, e che mi sento di dire che senza le piattaforme digitali e quello che hanno cambiato nel panorama contemporaneo non ci sarebbe mai stato. Io, visto che l'hai citata, direi di passare un attimo al mail Grace e poi magari vediamo anche la domanda di Agostino. Questo concetto è stato introdotto, diciamo, comunque approfondito da Lily Loughborough, e che dice appunto questa cosa, che un po' è anticipato. L'arte maschile è percepita come epica, come universale e profondamente significativa, mentre le reazioni femminili sono percepite quasi come domestiche, emotive e talvolta anche banali. Quindi arriviamo alla radice di questo gap percettivo che ancora tutt'oggi è molto forte. Sì, sì, questa è una delle cose più interessanti secondo me, della discussione contemporanea su queste questioni. Ed è una delle cose, secondo me, su cui si sta anche lavorando di più dal punto di vista dei discorsi sul cinema, ma anche dal punto di vista dei cambiamenti industriali. Per esempio, io penso al grande successo che ha avuto Nomadland nell'ultimo anno, è qualcosa che solo 4-5 anni fa non avremmo neanche mai immaginato. Nomadland è un film prodotto da una donna di oltre 60 anni, girato da una donna nata in Cina, che sostanzialmente vince il Leone d'Oro a Venezia e poi vince tutti i premi possibili senza avere una major dietro a produrre. Ed è una cosa assolutamente rara, fatto da quasi tutti interpreti non professionisti, e per certi versi inizia a scardinare quello che appunto è il male glance. Cos'è il male glance? È l'esatto complemento del male gaze. Perché se il male gaze è quel tipo di sguardo universale maschile che tende a fare della prospettiva maschile la misura di tutte le cose, male glance possiamo tradurlo come superficialità maschile, ovvero se quello sguardo lì è la misura di tutte le cose, allora ci sono tante cose che vengono considerate meno importanti di altre. Motivo per cui da sempre noi studiamo i classici della letteratura e abbiamo tra i classici della letteratura una maggioranza schiacciante di autori maschili e alcuni romanzi femminili che stanno lì, se non come quota di rappresentanza, quasi. Ogni tanto abbiamo una Virginia Woolf perché alla fine ci sta bene, perché è sperimentale ma non quanto Joyce, abbiamo una Jane Austen che
comunque non sarà mai apprezzata quanto sarà apprezzato Salinger, eccetera, eccetera. Questo è un discorso applicabile a tutte le forme espressive ed è un discorso che in questo caso noi facciamo dal punto di vista del genere, ma è un discorso che si può fare anche dal punto di vista della razza, perché tutta la letteratura e l'arte fatta da persone non bianche ha subito lo stesso tipo di marginalizzazione, di sguardo superficiale, perché la centralità è sempre stata una centralità non solo etero, cis, patriarcale, ma anche molto colonialista, molto bianca. E nel caso maschile e femminile ce ne sono tantissimi di esempi che possiamo fare per capire questa cosa. Pensiamo all'autorialità maschile nel cinema. Quanto il prossimo film di Martin Scorsese, indipendentemente dal risultato finale, dall'esito, viene percepito immediatamente come, l'ultimo dono del grande autore cinematografico. E quanti pochi, esempi, quanti pochi equivalenti ci siano dal punto di vista femminile, perché generalmente le donne registe al cinema fanno qualcosa che viene relegato al campo, alla sfera del femminile, che quindi non è l'impresa epica, il viaggio universale nel dolore umano, nell'abisso, e tutte quelle cose che dal maschile diventano filosoficamente importanti per tutti, ma sono delle cose molto più intime, c'è proprio una diminuzio nel definirle. Ed è per la stessa ragione che quando andiamo a una qualsiasi libreria, a Feltrinelli o cose del genere, troviamo una sezione femminile, ma non troveremo mai una sezione maschile. E questa è una di quelle cose che non deve soltanto metterci la pulce nell'orecchio, perché quello è il minimo sindacale, ma deve farci essere davvero incattiviti, secondo me, e arrabbiati rispetto a questo tipo di tassonomia. Tant'è vero che nel momento in cui si parla di quote di rappresentanza e donne nominate nelle categorie di miglior regia agli Oscar, o film diretti da donne tra la selezione in concorso e festival, è molto importante scardinare tutto il discorso e la retorica reazionaria legata alla meritocrazia, perché non c'è nulla di progressista o di sinistra legato al concetto di meritocrazia, se non il tentativo di mantenere uno status quo in cui ci sono degli squilibri di accesso, di potere, e anche di... perché non è solo una cosa di accesso, perché è molto comodo anche motivarla come non ci sono abbastanza registe, non ci sono abbastanza scrittrici, che ci posso anche stare, pur considerando il fatto che tra le ragazze in Italia che si diplomano e si laureano sono una maggioranza schiacciante le donne con voti più alti rispetto ai maschi. Alla fine poi ci deve essere un imbuto in cui tutte queste donne smettono di lavorare per lasciare il posto ai maschi. Però non è solo una questione di accesso, è anche una questione di come noi guardiamo alle opere. Perché, e questa è la cosa che più tengo a sottolineare, nel senso che il male glance vuol dire anche considerare importanti un certo tipo di temi, un certo tipo di stili, un certo tipo di narrazioni, e invece considerare più di nicchia, più frivole, più femminili, in senso appunto già con un giudizio di valore, altre narrazioni. Ed è per questo che Nomadland è qualcosa che cambia le regole del gioco, perché è un film che è riuscito a sfondare pur avendo uno sguardo e una produzione spiccatamente femminili, che in altri tempi sarebbero stati ricondotti e ingabbiati, ghettizzati in un binario che non gli dava quel margine di universalità, per così dire. Assolutamente. Ti faccio allora adesso la domanda di Agostino, che secondo me appunto si riferisce un po' a entrambe le cose di cui abbiamo parlato.
ovvero quanto conta una certa pigrizia anche nell'immaginario filmico a riferirsi sempre a dei canoni dominanti, come quello hollywoodiano, dimenticando che esistono altre cinematografie, quella latinoamericana, quella asiatica, anche in settori tematici come quello diretto ai minori. Penso alla cinematografia dello studio Ghibli di Miyazaki. Sì, molto. Diciamo che da questo punto di vista c'è una sorta di incrocio, nel senso che è importante ragionare con un'ottica intersezionale. E quindi noi ora stiamo facendo un discorso più legato al genere e meno legato a altri tipi di, come dire, di distinzioni, marginalizzazioni, eccetera. Perché se utilizzassimo solo l'aspetto, come dire, geografico e geopolitico, allora rischieremmo comunque di avere lo stesso tipo di sbilanciamento. Perché è importantissimo, diciamo, decolonizzare il nostro sguardo dall'egemonia statunitense, e ve lo dice uno che è specializzato in studi americani ed ha un amore viscerale per la cultura americana in tutte le sue contraddizioni, ma come studioso prima di tutto. Però è importantissimo decolonizzare quel tipo di sguardo e guardare anche a tutti altri punti di vista che partono proprio da esperienze culturali, antropologiche diverse. Però se rimane questo l'unico nostro filtro, appunto l'esempio giapponese di Miyazaki, l'esempio latinoamericano di tanti altri autori, finisce che poi ritorniamo sempre ai maschi. Il mio punto è proprio che se noi non abbiamo come parametro, come non tanto come parametro, ma come sguardo, quello della messa in discussione dello sguardo maschile, indipendentemente da qualsiasi territorio culturale, geografico stiamo affrontando, analizzando, rischiamo di comunque rimandare il problema. E con questo non voglio farne ovviamente una gerarchia, anzi, intersezionale vuol dire proprio fare lo sforzo di dover sovrapporre le due cose. E a volte sembra una cosa bella perché fa figo dire intersezionale, però significa lavorare il doppio, almeno il doppio quando sono due, se non il triplo. E quindi per quello prima facevo l'esempio di Special, perché Special è una serie che mette insieme grassofobia, mette insieme omofobia, mette insieme abilismo, attraverso un punto di vista che cerca di sovrapporre delle esperienze dirette in modo da non fare questo tipo di gerarchia. Per cui secondo me è veramente molto molto importante cercare di ribaltare un certo tipo di senso comune dal punto di vista della cultura. Cioè ogni volta che dall'esterno ci viene comunicata qualcosa come importante, molto spesso quella cosa è importante solo per qualcuno. È importante per qualcuno e molto spesso è importante per qualcuno che ha il potere. E molto spesso quella cosa lì è, diciamo, figlia di uno sguardo maschile. E, dare importanza a quella cosa, alimentare quell'importanza, spesso significa invisibilizzare tutte quegli altri sguardi e quelle altre produzioni, quelle altre forme espressive che vengono da esperienze che non hanno questo megafono e che non per questo sono meno importanti. Siamo stati per secoli appassionati di un uomo che andava in mare per uccidere la balena bianca ed era, ci è stato comunicato come la storia universale che doveva rappresentare tutte le identità, che va benissimo, è una bellissima storia, una grande metafora di tante cose che stanno a cavallo tra la civiltà e il mondo selvaggio, ma che diamine, ha anche un po' vampirizzato, secondo me, tutto il resto. Ovviamente sto parlando di Melville, ma sto parlando anche di tutto il western, eccetera, eccetera, ma che ha un po' vampirizzato tutti gli sguardi. Tutta la nostra cultura occidentale è stata, privata di sguardi alternativi a questo, sguardi paralleli, e secondo me questo è il momento di anche dire anche basta, sono 100 anni, e lo dico da maschio, lo dico da chi si sente rappresentato da queste cose qui,
ma sicuramente molto molto meno stimolato, perché sono anche un po' stufo per certi versi di sentire anche sempre la stessa storia, e preferisco molto di più essere pungolato e messo in discussione, appunto stimolato da sguardi che mi risultano anche un po' più nuovi, onestamente. Grazie a te. E io a questo punto concluderei il trittico delle definizioni, tornando anche a uno dei suoi grandi amori, che è Joyce Holloway. Joyce Holloway ha detto una cosa che mi è piaciuta tantissimo in una masterclass di Toronto International Film Festival diversi anni fa, nel 2016, che abbiamo più o meno provato a tradurre, ma in inglese suona meglio. Comunque il concetto era questo. Lei parla di female gaze come un modo, un metodo di fare arte che serve anche a richiedere e a reclamare giustizia sociale e politica. E penso che questo concetto, anche a livello di rete, per quello che facciamo, per quello di cui ci interessiamo, sia un concetto fondamentale, quello appunto del riappropriarsi anche dei media visivi come strumento, quindi non solo al di là dell'intrattenimento, ma come strumento performativo, formativo. E quindi niente, parlaci un po' di gaze. Sì, allora, la prima cosa da mettere in chiaro è che è impossibile creare una dicotomia, una specularità tra male gaze e female gaze, perché se male gaze è qualcosa che è la risultante pervasiva del patriarcato etero e bianco, e che quindi ha creato un'industria e una cultura fatta di tutti i livelli per decenni per quanto riguarda l'audiovisivo, per secoli per quanto riguarda la cultura in generale, per poter avere un minimo di parallelismo, come dice Joyce Holloway, abbiamo bisogno di almeno 100 anni in cui quasi tutti i film sono prodotti, diretti, scritti da donne, a partire da una cultura in cui le donne sono al centro del dominio sociale, politico ed economico. Capite benissimo che è una cosa che neanche nei sogni più bagnati di qualsiasi persona potrà mai realizzarsi. E quindi, finita questa butada anche un po' ironica, è importante sottolineare quanto, quando si parla di female gaze, si parla di qualcosa che ha a che fare con una forma di resistenza a un dominio, con una forma non di conflitto ad armi pari, ma con un certo tipo di ribaltamento, diciamo, della macchina da presa, un ribaltamento di punto di vista, a partire da una posizione di grossa minorità. È molto bella la masterclass che citi, che è disponibile sia, credo, su YouTube, sia in formato scritto online, perché è stata, credo, fatta un festival, forse a Toronto, se non sbaglio, ma non sono sicuro. E metto in chat il link al video di YouTube, se è molto molto bella. Joyce Holloway è, oltre ad essere un'artista che io adoro smisuratamente, anche una grande performer, per cui parla in un modo molto convincente, molto accattivante, e parla di female gaze come quel punto di intersezione tra il fare arte e l'utilizzare il fare arte come forma di politica in senso femminista, ma anche proprio in senso ampio, tout court, perché da quel punto di vista lei ci dice: diffidate sempre da tutti quelli che vogliono scindere l'arte dalla politica e usano politico come aggettivo dispregiativo solo quando si sentono messi in pericolo nella loro egemonia, per cui per loro l'arte è non politica, neutro, quando è l'arte che viene dal potere, viene da uno sguardo dominante, e invece l'arte è sempre politica, tutte le forme espressive sono politiche, perché rappresentano uno sguardo, un punto di vista che poi veicola un certo tipo di discorso, che è sempre un discorso politico. E secondo Joyce Holloway è molto importante, come dire, esplicitare
in maniera convinta e consapevole questo tipo di sguardo, perché a partire dalla consapevolezza dell'esistente esiste un infinito territorio di, come dire, di possibilità. E quindi secondo lei è molto importante prima di tutto la questione numerica, essere in controllo, quindi essere colei che prende le decisioni, provare a... Poi ovviamente Joyce Holloway ha fatto questa masterclass prima di, credo, di fare il coming out come persona non binaria, per cui lei parlava ancora da donna. Oggi la sua, diciamo, evoluzione dal punto di vista dell'identità di genere ha fatto un percorso più lungo, ha pubblicato un libro stupendo che purtroppo non è ancora edito in Italia, ma è un libro che consiglio davvero a tutti. E che sostanzialmente lei dice è importante che ci sia uno sguardo alternativo al male gaze che metta all'angolo il male gaze in tante forme, prima di tutto da quella numerica, quindi prendere il controllo del racconto, essere non solo la persona che viene raccontata ma anche la persona che racconta, e poi vedere cosa significa essere la persona che è guardata. Lei ha esordito con un film che si chiama Afternoon Delight, con protagonista Catherine Hahn, ed è qualcosa che è molto prima, precedente anche a Transparent, ed è un film che racconta proprio cosa vuol dire essere oggetto. Lei è la protagonista, è oggetto di tanti sguardi molto predatori. E il female gaze vuol dire anche raccontare cosa significa essere oggetto, ma dal punto di vista dell'oggetto, quindi far diventare l'oggetto soggetto senza però ribaltarne i rapporti di forza, quindi raccontare in maniera non per forza vittimistica, in maniera di chi agisce, ma che in quel momento mostra al pubblico, in quel caso anche maschile, cosa significa essere predati, cosa significa essere oggetti di sguardi rapaci. E questa è, diciamo, una cosa estremamente importante. In ultima istanza, lei racconta la female gaze come lo sguardo che può denunciare l'oppressione. E quindi non solo dal punto di vista dell'oggetto, ma fare in modo che l'oggetto e le persone che sono oggetto dello sguardo maschile diventino soggetto e possano prendere il controllo. In questo caso, secondo me, I Love Dick è assolutamente il suo capolavoro. Chiunque che appunto mi sta ascoltando in questo momento, se non l'ha vista, è davvero una cosa che consiglio tantissimo. La trovate su Amazon Prime Video. È una serie tratta dal romanzo epistolare di Chris Krauss uscito negli anni 90 ed è uno dei caposaldi del femminismo della terza ondata. Chris Krauss è una femminista appunto di terza ondata molto 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 amata anche da una generazione successiva. Ricordo che per esempio Lena Dunham promosse il libro quando ha avuto una seconda ristampa e sostanzialmente lei ne ha fatto, Joyce Holloway ne ha fatto un adattamento davvero meraviglioso, perché è riuscita ad adattare la forma seriale alla forma epistolare e utilizzare la forma epistolare per farne un racconto in prima persona, ma che partisse dal particolare della protagonista per raccontare l'esperienza anche di tantissime donne. In questo caso il quinto episodio è una sorta di piccolo gioiello a sé stante in cui tutte le protagoniste si raccontano e raccontano cosa vuol dire. Si chiama I Love Dick la serie, e raccontano cosa vuol dire essere oggetti di questo uomo che appunto si chiama Dick, non a caso, interpretato da Kevin Bacon, che è per certi versi una delle tante facce del maschio di sinistra, padrone della cultura e dello sguardo, e che mette in una posizione di minorità tutte le figure che sono diverse da lui e ovviamente in particolare le donne.
E questo è il percorso della protagonista, è un percorso di grandissima liberazione, grandissima emancipazione, anche artistica, e Joyce Holloway lo racconta inserendo anche dei contributi di, come dire, di video arte femminile molto molto belli, che sono esclusi, diciamo, dalla narrazione, che vengono inseriti quasi come dei correlativi oggettivi in dialogo con il racconto, quindi sono proprio degli inserti di videoarte femminile che sono delle cose davvero che vale tantissimo la pena guardare. Ora arriva la patata bollente. Abbiamo fatto degli esempi virtuosi, ci sono tanti esempi non virtuosi che non faremo perché non ci vogliamo sperare neanche tempo, però è il mio obbligo adesso chiederti: come siamo messi in Italia? Malissimo, malissimo. È una tragedia. Io non so come altro dirlo, onestamente. È una tragedia e non mi censurerò oggi. È veramente una tragedia. Lo dico in maniera molto, molto schietta. In altri paesi, come dire, il campo progressista, il campo che possiamo chiamare di sinistra per capirci, è arrivato, e mi rifaccio al mondo non solo anglo-americano, ma anche ai paesi del nord Europa, per certi versi anche alla Francia, alla Germania, all'Olanda, alla Spagna, sono quasi tutti profondamente allineati in una dimensione in cui lottare per i diritti sociali e lottare per i diritti civili è qualcosa che non può essere scisso, è qualcosa che è, come dire, profondamente intrecciato, per cui tutta una serie di posizioni che hanno a che fare con la, come dire, il politicamente corretto e con un certo tipo di insofferenza verso le rivendicazioni delle persone appartenenti a categorie marginalizzate, in altri paesi esistono, non è che non esistono. La serie si trova su Amazon Prime Video, Will. Esistono queste posizioni di insofferenza, ma sono chiaramente, esplicitamente e dichiaratamente posizionate a destra, se non in alcuni casi all'estrema destra. In Italia, e questo l'abbiamo visto in maniera palese rispetto a quanto poco abbia attecchito il movimento MeToo, e tutte le sue propagini, tutte le sue anche dimensioni più intersezionali, non solo quelle di da prima pagina legate al divismo, ma anche quelle legate proprio a un certo tipo di cambiamenti all'interno della tossicità sui luoghi di lavoro, se non ha attecchito così tanto è anche perché un certo tipo di, come dire, di oppressione di genere e anche oppressione di tipo omofobica, lesbofobica, transfobica, è qualcosa che è fortemente radicato anche fuori dalla destra, è fortemente radicato nel mondo della cultura, che è sempre in Italia egemonizzato dalla sinistra, perché tutte le istituzioni culturali italiane sono storicamente appannaggio della sinistra, e che sono avvelenate fino in fondo, per cui il fatto che in Italia non ci sia ancora una messa in discussione seria di questo tipo di strutture di potere è molto legato al fatto che certe questioni, certe istanze legate alla lotta al sessismo, alla misoginia, legate all'antirazzismo, legate alla lotta all'abilismo, sono qualcosa che è oggi ancora molto impermeabile, cioè il potere è ancora molto impermeabile rispetto a queste istanze, a differenza che in altri paesi in cui certe cose sono, come dire, argomento
di lotta anche a livelli alti, anche nel mainstream, non solo nei collettivi, non solo nelle realtà di lotta quotidiana, ma anche nei palazzi del potere. E questo fa sì che anche di riflesso nell'industria dell'audiovisivo è molto molto difficile trovare un cambiamento che da altre parti avviene in maniera più repentina. Io ho notato queste due cose, che da un lato assistiamo proprio a una distinzione netta tra quello che è il mondo politico e culturale, quando cultura ci si riferisce alla cultura dei media visivi, cioè come se in Italia fossero due cose distinte che non devono comunicare tra di loro. E l'altra è che siamo indietro anche dal punto di vista magari degli studi accademici, per cui magari ci può dire di più. Cioè facendo appunto anche una ricerca banale su che tema che abbiamo parlato stasera, è molto difficile trovare approfondimenti e del materiale valido, non solo in italiano ma elaborato poi qua da noi. Sì, è il solito discorso che da noi nell'accademia, nel mondo della critica cinematografica, nel mondo delle istituzioni in cui si lavora sulla cultura, sul sapere, sia in ambito critico sia in ambito di ricerca scientifica, come dire, anche qui è un fatto di numeri. L'egemonia dello sguardo maschile, bianco, etero, è comunque molto molto profonda e quindi è veramente difficile proporre nei dipartimenti, ma anche nella critica. Io lo penso ora a Nomadland, abbiamo avuto i più grandi quotidiani in cui i critici principali del nostro paese l'hanno raccontata come un premio ipocrita, come una questione politica, una questione legata al fatto che ora le donne sono in trend, perché altrimenti Mank di Fincher sarebbe stato, se ci fosse stata la meritocrazia, quello sì, l'unico film valido. Cioè siamo a questo livello qui. E quindi non lo so, io sono veramente molto molto avvilito da questo punto di vista. Credo che ci sia una compartecipazione del mondo dell'informazione sempre più, come dire, avvelenato, sempre più tossicato, sempre più alla ricerca del clickbait, un mondo della cultura poco dinamico, un paese che è molto più bianco di altri paesi e che, pur essendo sempre meno bianco che in passato, perché hanno tantissimi italiani e italiane di seconda generazione, fa di tutto per tenerli comunque costretti in una specie di ghetto, non dandogli diritti, non dandogli cittadinanza, eccetera, eccetera. La mia speranza è appunto in questa identità qui, è che tra 40 anni, quando noi saremo alla fine, diciamo, delle nostre esistenze, vedremo questa marea di italiani e italiane di seconda generazione che a un certo punto avranno cambiato il tessuto sociale e culturale di questo paese, perché altrimenti faccio veramente fatica a pensare che si possa essere ricettivi rispetto a cose che negli altri paesi invece hanno attecchito molto di più. Lei come Anastasia e Giada ci mettono il carico, infatti Giada scrive che è anche condizionato dalla quasi totale assenza di critiche e studiose sul campo, che è un po' anche il discorso che facevi prima, cioè ci sono un sacco di donne che si laureano in discipline di questo tipo, ma poi non tutte, da qualche parte c'è un inghippo, diciamo. E Anastasia dice, secondo me in Italia abbiamo in aggiunta a tutto il resto un classismo potentissimo, soprattutto nelle istituzioni accademiche. Sembra quasi che l'orgoglio della cultura classica rinascimentale si sia trasformato in altezzosità. È l'intellettuale che sta nella torre d'avorio. È un discorso che abbiamo avuto modo di fare anche in alcuni laboratori precedenti, il fatto che molto spesso effettivamente l'accademia si pone in maniera anche lontana da quella che poi è la realtà di tutti i giorni. Sì, siamo in accademia, poi questa cosa qui si esalta all'ennesima potenza, per cui abbiamo dipartimenti che vivono di studi legati a culture, per carità, molto molto prestigiose. Abbiamo tantissimi
dipartimenti legati all'etruscologia, in cui certe cose si tramandano anno dopo anno e sono delle realtà prestigiose, però al contempo non c'è quella stessa attenzione verso un certo tipo di attenzione al presente, alle trasformazioni, anche a questioni di tipo politico e culturale che tra 20 anni potrebbero essere quelle lì che racconteremo come quell'eredità del nostro presente che però senza questi studi noi non stiamo costruendo e quindi non avremo niente di raccontare di questi cazzo di anni zero, come diceva qualcuno, perché siamo inchiodati con questa testa girata dall'altra parte, perché girando la testa dall'altra parte sappiamo che quella è la comfort zone di chi dall'altra parte ci è cresciuto, ci è nato, eccetera. Girarla davanti invece significa anche passare il microfono. E nel momento in cui non si vuole passare il microfono, allora è comodo non girarla la testa. Ti faccio al volo la domanda di Vera che ti chiede cosa ne pensi della serie TV Zero. Allora, cosa ne penso? Penso che sia una cosa dal punto di vista della rappresentazione molto molto importante, nel senso che siamo abituati, anzi, non siamo abituati in Italia a vedere persone non bianche sullo schermo e quando ci sono è una persona, spesso, e quindi quella persona lì dovendo rappresentare tutta la categoria a cui appartiene, come dicevo prima, diventa sostanzialmente uno stereotipo in movimento e quindi Zero ha il grande vantaggio di mostrare quasi tutti i protagonisti non bianchi e questo da questo punto di vista è di per sé una cosa molto importante e questo prima ancora del giudizio di valore. Credo che passando poi al giudizio di valore ci siano tante cose che invece mi abbiano convinto molto meno. Anche perché a partire dal romanzo scritto da una persona nera, la serie invece è stata scritta e sviluppata da persone bianche, e questo secondo me in parte si vede, nel senso che è stato un passare il microfono veramente meno che a metà. E quindi questa cosa, secondo me, alla fine emerge in maniera molto chiara per tutta una serie di accumuli di cliché, anche un certo tipo di discorso sui dialoghi, un certo tipo di background non proprio chiari, per esempio i lavori dei protagonisti sono lavori che da una parte sono, come dire, verosimili, uno fa il writer, l'altra fa la produttrice musicale, eccetera, eccetera, però mancando di background finiscono per esaurire da soli la caratterizzazione, quindi diventare degli stereotipi e credo che la serie da questo punto di vista inciampi un pochino, però penso che sia un passo molto importante perché se in futuro avremo delle altre serie con tanti protagonisti non bianchi italiani, sarà merito anche di Zero che ha messo una pietra importante. Grazie. E io mi avvierei alla conclusione facendoti l'ultima domanda e tornando a parlare di un'altra donna che è anche un altro dei tuoi grandi amori, che è Eugenia Fattori. Lui si gioca in casa. Nella postfazione di Queer Gaze, che è un libro del 2020, a cura di Antonio Caruso, edito per Asterisco Edizioni, lei scrive una cosa molto bella, riferendosi appunto alla critica queer, quindi diciamo non strettamente all'argomento di cui stiamo parlando oggi, ma comunque molto collegato, e scrive: essendo già considerato normale da un punto di vista critico valutare la scrittura dei prodotti audiovisivi anche in funzione della loro capacità di dialogare con la realtà che vogliono rappresentare, bisogna a questo punto rivendicare la propria esistenza come parte integrante di quella realtà. E quindi adesso sono a farti la domanda più difficile di tutte, ovvero noi spettatrici, spettatori e spettatori, che normalmente abbiamo un ruolo, se possiamo dire, passivo, di fruizione di questi contenuti. Come possiamo diventare più proattivi e quindi far parte del motore di cambiamento che vogliamo nella produzione mediatica? Allora,
Grazie per la domanda, conosco come immaginerai molto bene quel pezzo a cui ti riferisci. Secondo me a questa domanda in parte ho già risposto, nel senso che noi spettatori abbiamo un ruolo gigantesco e noi dobbiamo essere sempre più consapevoli in quanto pubblico, in quanto utenti, in quanto persone visibili con una voce sempre più forte, se non individuale, ma come collettività, del fatto che la nostra voce si sente fortissimo, si sente sempre più forte e si sentirà in maniera sempre più forte. Lo vediamo con tutti i casi che ci sono stati in questi giorni, l'abbiamo visto oggi con la Nazionale Cantanti, sono cose che in altri momenti sarebbero passate totalmente in sordina. E che oggi, grazie anche al potere dei social, ma non solo, perché i social sono un mezzo, grazie alla forza che in questi anni stiamo avendo nel creare rete, nel parlare di questioni che non sono visibili nei media mainstream e nel farlo in pubblico in modo da fare massa critica, fare fidelizzazione. Questo tipo di discorsi pubblici sono molto importanti in relazione ai prodotti audiovisivi. Perché se domani iniziamo a parlare tutti quanti di quanto la queer gaze di Special, solo per fare un esempio che ho già fatto, ma ne potrei fare tantissimi altri, di Pose, è qualcosa che rompe le regole del gioco dal punto di vista delle esperienze al centro del racconto, questa è una cosa che influisce tantissimo, non solo sul mercato, ovviamente, ma influisce tantissimo su come si parla delle cose. E iniziare a fare così significa non dare per scontato che un certo tipo di storie che sono state sempre naturalmente percepite come interessanti siano ancora interessanti. Perché io, che sono l'esatto target di quelle storie, vi dico, non sono così interessanti, mentre tante altre sono estremamente interessanti e forse come dire, le cose sono interessanti anche quando le persone ne parlano, perché l'abbiamo visto tutti sulla nostra pelle, dalla musica che ascoltiamo, ai libri che leggiamo. Un conto è se una cosa è molto figa, ma è molto figa solo per me, un altro conto è se tante persone ne parlano, sia perché è più visibile, ma non solo. Perché la bellezza di qualcosa, l'interesse di qualcosa, la fertilità, la porosità di qualcosa non è legata solo al testo, non è una cosa che semioticamente esiste nel testo, ma esiste nella relazione tra il testo e gli utenti, le esperienze di chi lo vive. E quindi nel momento in cui noi aggiungiamo qualcosa di nostro alla cosa che fruiamo, la rendiamo interessante, le diamo un ruolo che altrimenti non avrebbe. E secondo me, dal punto di vista, ritornando sul queer gaze, dal punto di vista della nostra opportunità, e lo dico da persona non queer per ora, esiste anche quel discorso di un libero, come dire, arbitrio, dal punto di vista dell'avere davanti a noi uno scenario, un orizzonte in cui abbiamo già accanto a noi degli esempi in cui le cose diventano importanti, diventano stimolanti. È un po' il percorso, facciamo un esempio, non so, il classico film che vince agli Oscar, film che all'inizio non conosce nessuno, magari è un film che arriva a un festival indipendente, pensiamo a Get Out. Get Out, film di Jordan Peele sul razzismo, eccetera, nasce come film fatto con pochissimi soldi da una casa indipendente. Grande successo a un festival indipendente, passa parola, tante persone nere che ci investono la propria esperienza e dicono quella cosa lì, il sunken place che c'è in Get Out, rappresenta una metafora dell'esperienza black di tutti e tutte noi, quella cosa lì diventa una cosa enorme. E il discorso pubblico che si fa su quella cosa rende il film più grande, rende quell'opera più ricca e più fertile, fino a portarla sulle vetrine più grandi e quindi a farla diventare qualcosa che mette le radici
nel discorso pubblico. Grazie. A questo punto, in chiusura, io ti chiederei almeno tre, sono buona, tre serie e tre film che non possiamo non vedere o non aver visto. Cavoli, non mi sono preparato, non mi sono preparato. Dai, diciamo che con I Love Dick una te la già te la buono. Allora, vi consiglio una cosa che sto vedendo in questi giorni ed è straordinaria. Ed è, sì, direi anche femminista, si chiama Underground Railroad, è su Amazon Prime Video ed è l'adattamento televisivo del romanzo di Colson Whitehead, che ha vinto anche il premio Pulitzer, in italiano si chiama La Ferrovia Sotterranea, è creato e diretto da Barry Jenkins, che ha vinto anche diversi Oscar per Moonlight, il film. È una serie in 10 episodi ed è una serie sul razzismo, molto molto bella, molto forte, molto tosta anche da vedere, che però attraverso un escamotage legato anche al realismo magico porta, per chi ha letto il libro lo sa, chi non ha letto il libro non lo dico, porta a fare una sorta di excursus sul razzismo attraverso un punto di vista femminile, perché le sceneggiatrici ci sono tante donne tra le sceneggiatrici, è davvero davvero una serie di altissimo livello. E cos'altro? Consiglio di vedere The Good Fight, perché è una serie sottovalutatissima e straordinaria che trovate, credo, sia su Amazon sia su Team Vision, ed è uno spin-off di The Good Wife. The Good Fight è una serie ancora più bella di The Good Wife, molto più femminile, è una serie che racconta l'America di Trump e la perdita di controllo del mondo liberal in generale, del mondo progressista, di fronte alla polarizzazione dell'opinione pubblica, della politica, della società, e quindi la messa al centro di tutte le questioni di cui abbiamo parlato anche oggi, quindi in tutte le contraddizioni lo fa in un modo molto molto intelligente. Bene, ho visto Will, aveva alzato la mano, se vuole intervenire. Sì, certo, buonasera di nuovo a tutti. Volevo soffermarmi per quanto riguarda anche sulla serie TV Zero, che per me quello che penso è che è stata comunque, a parte, vabbè, una delle poche serie TV italiane quasi sulla fantascienza, in effetti, perché comunque da bambino mi sono sempre posto, ma potrebbero mai fare film o serie TV come negli Stati Uniti, dove si parla di creature particolari? È un po', ecco pure qua, un impossibile, però tutto è possibile del resto. Però già è un passo avanti, perché appunto non si parlava solo di, come dire, come hai detto tu prima, tiro di persone bianche, per fortuna. Non mi è piaciuto il finale, però tanto poi ci sarà comunque, ho letto una seconda stagione, dovrebbe esserci. Però andando un po' indietro, cioè riguardo comunque anche alla cultura classica, cioè tutto quello che hanno fatto, che mi hanno fatto studiare, eccetera, alla fine è tutta roba che adesso, secondo me, non è che annoierebbe, però ci sono dei dipartimenti, sì, anche nella mia università, eccetera, che stanno comunque, si stanno rivoluzionando, però c'è ancora, sì, c'è ancora molto da fare, perché purtroppo c'è ancora quell'egemonia, sì, del potere, sì, della cultura, come dire, maschile, etero, cis, gender. E quello che si dovrebbe fare di più è anche cercare di introdurre qualcosa in più sia nelle scuole, ma anche diffonderlo comunque in altri ambiti, ecco. Perché comunque, cioè, alla fine anche la cultura latina e greca, alla fine non è che maschilista, è che forse cioè, la società che lo ha imposto, ecco, la società patriarcale, credo. Sì, sicuramente. Sicuramente io credo che la scuola sia il campo principale. Io credo che tutto quello che noi ci stiamo dicendo, ce lo stiamo dicendo anche perché un certo tipo di discorsi li affrontiamo
molto avanti, in un momento in cui siamo già profondamente polarizzati, in cui tantissime persone si fa fatica a intercettarle perché in una fase decisiva della loro formazione, sia a livello familiare, sia a livello scolastico, certe questioni sono state completamente trascurate. E credo che tutte cose come l'educazione alla sessualità, l'educazione ai ruoli di genere, l'educazione all'emotività, penso per esempio da un punto di vista maschile, quanto sia importante, quanto sia un vuoto gigantesco l'educazione all'emotività per gli uomini e per i giovani uomini rispetto anche a poi le relazioni che hanno in adolescenza. E credo che questo sia al centro di grandissimi squilibri che poi si innescano, diciamo, con il passare degli anni. Sono convinto che sia per quanto riguarda la rappresentazione, ma sia per quanto riguarda tutte le materie legate ai ruoli di genere, ai cultural studies e al femminismo, sia qualcosa che è molto importante da introdurre fin da subito, senza per forza farlo come lo stiamo facendo noi, che è una cosa stupenda e che, come dire, alla fine, pur essendo una cosa bellissima, è comunque uno spazio in cui ci parliamo molto tra di noi. E io credo che per evitare che in futuro, tra 20 anni, i nostri equivalenti si parleranno tra di loro, l'unico modo è fare in modo, scusate il gioco di parole, che queste cose diventino delle cose ritenute essenziali all'educazione, alla formazione fin dalla giovane età. Grazie mille, Attilio. Io credo di non aver saltato nessuna domanda e non vedo altre mani alzate. Se ho perso qualcosa, questo è il momento. Ah, vi consiglio anche Anna di Ammaniti, che attualmente è su Sky e Now TV, tratta dal suo romanzo, tra l'altro il suo romanzo del 2015, la serie parla di un'epidemia ed è stata una specie di profezia, presagio, perché la serie è ambientata in una specie di futuro ed è una storia distopica in, credo, 6 episodi da un'ora, molto molto bella. Il virus è un virus, non vi faccio spoiler perché proprio nell'innesco della trama, è un virus che sostanzialmente porta alla morte degli adulti, e rimangono in vita solo i bambini, o tutti iniziano a maturare la malattia tutti quelli che entrano nella pubertà, e quindi si fa questo passaggio dall'innescarsi, diciamo, del virus e della malattia a un presente in cui gli adulti sostanzialmente proprio non ci sono più, e quindi diventa una storia quasi post-apocalittica in cui la piccola Anna con il suo fratellino Astor deve girare in questa magnifica Sicilia selvaggia in un mondo appunto post-apocalittico in cui sono vivi solo i bambini. Ed è una serie che affronta, una serie molto queer, non vi dico perché, ci sono tantissime cose molto queer e molto, molto legate anche all'identità di genere. È una serie con uno sguardo femminile per certi versi molto forte, pur essendo creata da un uomo, e quindi insomma ve la consiglio. Grazie di nuovo. Sì, infatti diceva di stare a 6 mesi prima dell'inizio del Covid. Sì. Bene. E Attilio, grazie mille di tutto, veramente sei stato fantastico. Come sempre, ormai questa è anche casa tua, quindi torna quando vuoi, ormai c'hai il timbro, il bollino. Mm. Non so se in chat nel frattempo un sacco di grazie. Grazie. Se Natasha ha una connessione che le permette di salutarci. Sì, vi saluto volentieri, ho ascoltato anche dalla macchina, però tutto per bene, quindi io vi ringrazio moltissimo davvero per questa straordinaria occasione. Ringrazio anche te Letizia e Attilio perché è stato straordinario. Credo che questo appunto pezzetto di strada l'abbiamo fatto insieme, speriamo di ritrovarci presto alla prossima stagione a questo punto per approfondire ulteriormente, quindi davvero grazie. Bene, grazie a tutti che ci siete stati e la fantastica staffa può chiudere la registrazione.
Grazie a tutte voi, sono stato veramente felice.